migliora la qualità delle acque di balneazione in Abruzzo. La buona notizia è arrivata questa mattina dal tavolo tecnico di balneazione convocato dal sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Il 70% delle acque di qualità eccellente, con la percentuale che sale all'85% con il giudizio buono. Solo il 7% delle acque esaminate è di qualità scarsa. Dei dati impensabili 2 anni fa, che sicuramente presentano anche del benefico effetto dell'inverno tutt'altro che tragico e perfido come quello del 2017, ma che evidentemente risentono anche di buona parte di quei 89 interventi per 170 milioni di euro di investimento che abbiamo fatto sui nostri depuratori, il 60% dei quali sono entrati in funzione già da qualche tempo. I punti in cui la qualità è stata definita scarsa, che sono tutte vicino alle foci di alcuni fiumi, risentono della particolarità della costa abruzzese, che per esempio si discosta da quella teramana, laddove per 150 metri a destra e a sinistra le foci dei fiumi non sono state rilasciate concessioni. Noi siamo obbligati, come per lei, a effettuare i prelievi laddove c'è il rilascio di concessioni demaniali per la balneazione. Dobbiamo ancora superare alcune criticità, come per esempio le 3 procedure di infrazione ereditate dal governo Chiodi, da cui stiamo progressivamente uscendo, che riguardano i depuratori di Lanciano, di Pescasseroli e altri 14 depuratori più piccoli di realtà urbane modeste di paesi. Nel 2017 i collaboratori di Arta hanno effettuato circa 1000 cambiamenti e con successive analisi al distretto di Pescara dei laboratori. Poi i dati provenienti dall'analisi delle cambiature vengono trasmesse alla Regione, al Ministero e dai comuni interessati. Quindi l'attività di Arta si basa su due momenti essenziali: le campionature con i prelievi e poi le analisi in laboratorio. Iniziamo ad aprile in realtà con degli esami preliminari e poi la stagione inizia da maggio per proseguire per tutta l'estate fino a settembre.